dalle Spas alla Grand Chenique il passo è stato breve, no? Beh, relativamente breve, 900 km, però portati bene con le Spas, abbiamo viaggiato molto comodi. E infatti siamo arrivati qui dentro al salone, siamo appunto sullo stand Renault, dove una delle novità principali è appunto la Chenique, la versione a 7 posti, la Grand Chenique. Tanto spazio, tanto comfort, però questo è un tema che ricorre anche in altre case, giusto? Come no, sta diventando un po' una mania dei francesi, perché ho presentato 3008 e 5008, che sono due monovolumi o SUV, come le chiamano loro, estremamente versatili. Davvero, hai già fatto un giro, hai visto se ci sono altri temi particolari in questo salone? Beh, un altro tema, ma era anche prevedibile, è quello delle auto elettriche, perché sono in tanti a presentare delle novità interessanti. Esatto, a questo proposito abbiamo con noi, tra i nostri giornalisti, anche Roberto Sposini di LifeGate, che ci racconterà un po' gli aspetti più intriganti di queste auto green. Ma non ce ne eravamo liberati di Sposini? No, no, è tornato, è ancora con noi, meraviglioso. E quindi cosa facciamo? Diamo subito la linea ai nostri inviati sparsi per il salone e partiamo, direi. Ma diamogliela, basta che poi ce la restituisca. Per chi sogna l'Alfa Romeo Giulia quadrifoglio, ma al lato pratico la trova un po' troppo estrema con i suoi 510 cavalli, arriva l'allestimento sportivo veloce, disponibile col motore benzina 2000 turbo da 280 cavalli oppure col turbo diesel 2.2 da 210. Entrambe queste motorizzazioni sono abbinate al cambio automatico e alla trazione integrale Q4. Il sistema di trazione integrale non influisce sul piacere di guida della Giulia, dato che pesa solo 60 kg e la coppia in condizioni normali viene trasferita alle ruote posteriori. Nel momento in cui queste stanno per perdere di trazione, la coppia viene inviata fino a quella anteriore per un massimo del 60%. L'esemplare che vedete qui esposto al Salone di Parigi porta al debutto tra l'altro anche un nuovo colore, il blu Misano. E la Giulia veloce si contraddistingue esteticamente dalle altre versioni meno sportive, per un impianto di scarico sportivo, ruote da 19 pollici, kit aerodinamico, sedili profilati e finiture interne in alluminio. Una Smart tutta elettrica, con questa nuova generazione, l'attascabile tedesca, ha anche per la prima volta, bisogna dirlo, una versione 4x4 a zero emissioni. Sotto il cofano, per così dire, tutti e tre i modelli, cioè coupé e cabrio, hanno lo stesso motore da 81 cavalli di potenza, con un'autonomia che oscilla tra i 155 e i 160 km, naturalmente a batteria. La capacità della batteria è di 17,6 kW. Gli interni sono ormai quelli che conosciamo, pur essendo una macchina cortissima, compattissima, con un diametro di sterzata di meno di 7 metri, ha un grande comfort interno e naturalmente ha un quadro comandi che segnala anche come funziona la batteria. Tra le novità ci sono tempi di ricarica notevolmente ridotti rispetto a prima. La commercializzazione comincerà prima negli Stati Uniti e poi il modello arriverà anche in Europa. Francesco, ma siamo sicuri che è tutto elettrico qui dietro? Il motore della formula elettrica. Ah, mi sembrava. Sì. Ma chi va di guidarla? Tresor. Tresor, che vuol dire tesoro, e che ha pure la Z, non è Tresor con la S, perché ricorda il mondo elettrico. Effettivamente c'è il motore, e non è uno scherzo, il motore della formula elettrica, ed è una vettura estremamente futuristica, non ha portiere, ha questo look, questa carrozzeria fatta di carbonio, questi interni in pelle, in legno, che ricordano, che danno un lato retro, anche questo muso molto lungo davanti, però che è estremamente moderna, perché ha questo cruscotto che si collega al sistema multimediale, questo volante da formula elettrica, da formula 1 anche, che si apre per avere una visione panoramica. Siamo a due passi anche dalla guida autonoma, visto che il multisense diventa ancora più evoluto e permette di guidare in varie modalità, tra cui quella autonoma,
il futuro è veramente prossimo. Questa vettura non poi, sarà la nuova Clio, escludi comunque. Questa non è la nuova Clio, ma è il nuovo design di marca di Lorenz van den Acker. Ricorderete che nel 2012 con Désir ha lanciato Clio e poi con tutti i vari concept ha lanciato le varie macchine che hanno fatto oggi il successo di Renault in Italia come nel mondo. Oggi con questo Trésor appunto rilancia il design del futuro di Renault, ma anche la tecnologia del futuro, visto che si parla di elettrico e di guida autonoma. Tra le novità di quest'anno c'è anche Koleos. Koleos arriverà nel 2017 in Italia, in Europa, e è già stato lanciato in Cina, è presentato al Salone di Pechino, riscuotendo grandissimo successo, va a rafforzare la nostra presenza nell'alto di gamma. C'è anche qualche novità su Zoe. Zoe, grandissima novità perché raddoppiamo l'autonomia, passiamo da 200 a 400 km di autonomia dichiarata, che poi in reale diventa 300 km, ma 300 km permettono anche di andare fuori porta. Allora, dunque non c'è più lo stress dell'autonomia. Molto meno, certo. Quindi allora posso comprare la Zoe in attesa che sia pronta questa? Esatto, ma puoi benissimo farlo. D'accordo, allora. Grazie. XC 0,33, quella che viene presentata qui a Parigi oggi da Land Rover, è la Discovery più aerodinamica di sempre. Cresce in lunghezza, ora misura quasi 5 metri, ma diminuiscono invece le dimensioni altezza e larghezza, e questo ovviamente a tutto vantaggio del piacere di guida. Piacere di guida che viene assicurato non solo da dimensioni azzeccate, ma anche da una grandissima leggerezza. Pensate, questa Discovery pesa solo 2100 kg, merito di un corpo vettura costituito per l'85% da alluminio e pensate, di questo alluminio quasi il 50% è riciclato, quindi divertente e anche ecologico. Piacere di guida, dicevamo, reso possibile anche da una gamma di motori potenti ed efficienti. Tra questi vi segnaliamo il 2000 diesel da 240 cavalli, che è il primo propulsore del gruppo Jaguar Land Rover ad adottare i turbocompressori sequenziali per una maggior spinta. Ovviamente, come ogni Land Rover che si rispetti, la Discovery saprà comportarsi molto bene anche in fuoristrada. Adotta l'ultima generazione del Terrain Response e quindi saprà cavarsela a meraviglia quale che sia il fondo stradale, neve, sabbia, fango, roccia, insomma il guidatore della Discovery non avrà nessun problema. La nuova Discovery arriverà in concessionaria la prossima primavera e per acquistarla occorrerà staccare un assegno minimo di 52.700 euro. È una delle novità più ammirate qui al Salone di Parigi. Stiamo parlando della nuova Q5. La crossover tedesca si rinnova profondamente. Il design è un'evoluzione di quello del modello precedente, dove cambia maggiormente è il frontale con la nuova mascherina che le dona maggiore personalità. Ma tante sono le novità tecniche, scopriamole insieme. Innanzitutto è costruito su una nuova piattaforma più leggera, rispetto al modello precedente sono risparmiati una novantina di chili, questo va a tutto vantaggio dei consumi e del piacere di guida, ma anche dello spazio in abitacolo che è diventato maggiore e del bagagliaio. Il portellone può essere ad azionamento elettrico, il volume varia da 550 a 1550 litri. L'abitacolo è un trionfo di materiali pregiati e finiture ricercate. Sulla nuova Q5 c'è uno schermo da 8,3 pollici attraverso il quale si gestiscono le principali informazioni della vettura e lo schermo digitale dal quale si possono vedere anche le informazioni del navigatore.
L'auto sarà in vendita nel primo trimestre dell'anno prossimo con due motori 2000, benzina e diesel, 252 cavalli oppure il turbo diesel 163 o 190 cavalli abbinati al cambio manuale a 6 marce oppure all'S-tronic a doppia frizione 7 rapporti. A cambiare rispetto al modello della precedente generazione anche il sistema di trazione integrale. Adesso è di tipo intelligente, l'auto in condizioni normali si muove con la sola trazione anteriore e diventa 4x4 solo nel momento del bisogno. Successivamente ci saranno anche altre motorizzazioni, sicuramente un 2000 da 150 cavalli turbo diesel, molto indicato per il mercato italiano. Marco, possiamo continuare a chiamarla C3 o dobbiamo chiamarla C3 e mezzo? Perché è tutta un'altra auto. È la nuova C3. Eredita il grande successo della C3 attuale, più di 3 milioni e mezzo di vetture vendute, 580.000 unità solo in Italia, viene rinnovata completamente, rinnovata nello stile, nei contenuti tecnologici, questo nuovo frontale che è la nuova immagine di marca, quindi una vettura originale, inedita, immediatamente riconoscibile come Citroën. Le linee pulite, il frontale su due livelli, fari a LED che sono caratteristici del nostro marchio e poi gli air bump che si sono già stati inaugurati da C4 Cactus che qui vengono ridisegnati e riposizionati in maniera più bassa sulla fiancata. Ma poi soprattutto l'interno, la possibilità di avere la personalizzazione dell'interno, nuove dotazioni tecnologiche, con una prima assoluta, la Connected Cam, una telecamera posizionata dietro lo specchietto retrovisore che riprende tutto ciò che il guidatore vede di fronte a sé, con la possibilità di registrare video e foto e poi con la possibilità o di conservarli come ricordi o condividerli anche attraverso i social network. Molto bene, allora io in questo momento ho un senso di vertigine per questo stand che gira, se tu sei lucido ci dai anche i prezzi, è la novità. Certamente, la vettura arriverà nei concessionari italiani a partire da metà novembre con una gamma di prezzi che vanno dai 12.250 euro per la versione 1200 da 68 cavalli fino ai 18.500 euro per la versione da 110 cavalli con cambio automatico e AT6. Si chiama Nissan Micra, la quinta generazione della City Car, ma in realtà con quella precedente ha in comune davvero poco, quasi solo il nome. Il design è, come si dice adesso, polarizzante, con delle linee decisamente alternative al posteriore che richiamano il vecchio, si fa per dire, concept Sway. La nuova Nissan Micra è più lunga di 17 cm rispetto a quella di prima, quasi 4 metri, ma anche più larga e anche più bassa. Gli interni sono più ricercati. Un'esclusiva della nuova Micra è il sistema audio Bose, che tra le altre cose presenta il sistema audio inserito nei poggia testa. Nissan ha un'esclusiva per un anno e mezzo di questo sistema. Sotto il cofano ci sono motori 2 da 90 cavalli, un benzina da 900 cc e un diesel DCI da 1,5 litri. E poi c'è un benzina da 1 litro da 73 cavalli. Per i prezzi e per altri dettagli ci sarà ancora da aspettare. Micra è un modello fondamentale per Nissan, soprattutto in Europa. Tra l'altro è anche la prima auto che viene fabbricata da Nissan in Europa in uno stabilimento Renault in Francia. Salone di Parigi, Honda presenta la nuova generazione della Civic, la decima per l'esattezza.
Rinnovata nell'estetica e soprattutto nei contenuti, la vettura arriverà tra qualche mese in commercio. Le principali novità sono rappresentate da delle linee molto più europee. Poi sicuramente le novità di contenuto riguardano la gamma motorizzazioni. Inizialmente arriverà con due benzina, un 1.3 cilindri e un 1.5. Poi successivamente arriverà la gamma diesel consolidata, come sempre, sul 1.6. All'interno il padrone è lo schermo touch da 7 pollici, molto grande, sul quale si può gestire tutte le funzioni di bordo e sul quale possiamo connettere i nostri telefoni smartphone con tecnologia Apple oppure Android senza problemi, senza difficoltà. Inoltre Honda aumenta la sicurezza perché offre di serie su tutta la gamma l'Honda Sensing, ovvero un pacchetto di tecnologie di assistenza alla guida indispensabile e fondamentale al giorno d'oggi. La Civic cresce anche nelle dimensioni, infatti aumentano la larghezza e la lunghezza. Invece l'altezza diminuisce, questo per assecondare le nuove linee dal piglio più dinamico. Carlo, Peugeot ha tutto SUV, qui sul vostro stand a Parigi le grandi protagoniste sono la 3008 e la 5008. Sì. 2016 è sicuramente l'anno dell'offensiva SUV, prima con 2008 e adesso andiamo a attaccare il segmento C, quello dei C-SUV, con la 3008 e con la nuova 5008, versione 7 posti. La volontà è quella di affermarsi con veicoli che hanno una profonda identità e che li caratterizza dal punto di vista dello stile, quindi SUV al 100%, ma con un'identità Peugeot molto forte, per cui l'interno, il nuovo cockpit amplificato con degli nuovi elementi, la possibilità di parametrizzare tutto il quadro strumenti, diventa ancora accentuare di più quelle che sono le caratteristiche di Peugeot dell'ultima generazione. Quindi SUV con una motricità particolare. Sì, perché poi la tecnologia è importante da questo punto di vista, è importante per Peugeot, un'evoluzione del nostro grip control, il sistema di motricità rinforzata che permette di essere polivalenti, pur essendo due ruote motrici, permette di essere polivalenti sui terreni ad esempio residui vicini al fango, sulla neve, sulla sabbia, con delle funzionalità aggiuntive per dare maggiore sicurezza nelle fasi di discesa e poi tutti i sistemi di aiuto a bordo al conducente, quindi l'avviso di superamento della linea carreggiata, il distance alert, quindi una serie di elementi veramente funzionali a questa tipologia di veicoli. L'altro plus, parlando di 5008, quindi versione a 7 posti, è che è un segmento questo veramente inedito. L'ambizione è l'ambizione di andare a conquistarlo, diventare leader del segmento C 7 posti, con un veicolo che, pur essendo compatto 5,64 m, ha la migliore abitabilità del segmento, una grande polivalenza con i sedili singoli, il miglior capacità di carico del segmento e non ultimo sia 3008 che 5008 motori best in class, vuol dire nella rispettiva categoria con migliori consumi e migliori emissioni. La 3008 la proveremo nelle prossime settimane, per quanto invece riguarda la 5008 quando metteremo le mani sul suo volante? Bisogna aspettare il suo volante compatto, esatto. bisognerà aspettare inizio gennaio perché la commercializzazione del mezzo poi sarà nei primissimi mesi del 2017. €600.000. No, aspettate a firmare l'assegno. €600.000 non è il prezzo della Ferrari Spider. €600.000 sono la differenza fra la coupé e la Spider, perché la coupé costava €1.200.000, però è fuori produzione, quindi non correte a ordinarla, mentre la Spider costa €1.800.000. Questo vi dà la vertigine, anche a me. Aggiungete 350 all'ora, meno di 3 secondi per andare da 0 a 100. Qualche modifica aerodinamica rispetto alla coupé, ma abbastanza poca roba. Pesa qualcosa in più perché togliendo il tetto hanno dovuto irrigidire la struttura, qualche chilo in più, ma con quando avete 1000 cavalli a disposizione qualche chilo in più non si sente proprio. La
strada finora è stata percorsa da vetture chiamate A6 Off-Road, V70 Cross Country. Si tratta di una strada accidentata che però porta evidentemente ad una nicchia golosa, quella delle station wagon da fuoristrada. La percorre ora Mercedes con la sua classe E, che rinvigorita appunto per l'off-road assume la denominazione di all-terrain. Non si tratta solo di una connotazione estetica, pur presente, lo vedete, ma c'è della sostanza. Tutte le classe E all-terrain sono equipaggiate di serie con la trazione integrale e con le sospensioni pneumatiche che alzano e abbassano la vettura a seconda del fondo. Si va da un'altezza massima da terra di 15,6 cm ad una minima di 12,1, quando appunto ci si vuole divertire come un'auto come questa consente di fare. Nel ventaglio delle modalità di guida troviamo l'opzione all-terrain, che fornisce alcune indicazioni utili quando si viaggia lontano dall'asfalto, come la bussola, l'angolo di sterzata e l'altezza da terra. La classe all-terrain verrà lanciata la prossima primavera. Inizialmente ci sarà una sola motorizzazione a listino, un 4 cilindri da 194 cavalli, capace di far raggiungere alla vettura una velocità massima di 232 km/h e di raggiungere i 100 all'ora in 8 secondi. Ma ve la ricordate voi la Mini Mock? Erano gli anni 60, la progettò lo stesso progettista della Mini, era una spiaggina, si andava in spiaggia, così si viaggiava col vento nei capelli. Bene, oggi è tornata, non si chiama più Mini Mock, ma si chiama No Smoke. E perché? Perché è elettrica, emissioni zero, costa 16.000 euro, la costruiscono qui in Francia, ma si compra anche in Italia. Dunque la rivoluzione elettrica passa anche da oggetti divertenti come questa. E non pensate che nel prezzo siano incluse anche loro, perché non è così. Eugenio, i venti della rivoluzione, quella elettrica, soffiano anche in casa Mercedes. Che rivoluzione! È questo il futuro? È sicuramente questo il futuro. È raro che praticamente abbiamo una visione così chiara di quello che avverrà. Pensate che Mercedes qui a Parigi nel 2016 ha presentato addirittura un nuovo marchio. Perché quindi accanto a Mercedes-Benz, Smart, Mercedes AMG, ci sarà anche un nuovo marchio che sarà EQ. Che significa? Significa intelligenza elettrica. E sotto questo marchio, sotto questo ombrello, Mercedes-Benz venderà, proporrà al mercato non soltanto dei veicoli, ma dei sistemi di ricarica, delle offerte e anche degli accumulatori. Perché nel futuro tutti noi a casa avremo, oltre al bombolone del gas, anche degli accumulatori che prenderanno energia quando questa è disponibile al prezzo più basso e ve la ridaranno quando vi serve e anche in maniera molto pronta sulle vostre autovetture. E tutto questo sarà in rete. Dietro alle mie spalle vedete un prototipo praticamente definitivo, che è un SUV coupé elettrico che raggruppa tutta la visione di Mercedes sulla mobilità elettrica, che riassumo in un acronimo di 4 lettere: CESA, connessa, elettrica, condivisa, autonoma, perché queste 4 tecnologie andranno tutte quante di pari passo assieme. Questa macchina di me rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia di Mercedes. Quindi è una macchina elettrica con 410 cavalli, 500 km di autonomia, una capacità di ricarica di 150 kW che arriverà successivamente anche a 300 kW. Questo che significa? Che si potrà in un futuro ricaricare la macchina in 5 minuti e avere 100 km di autonomia elettrica. E tutto condito con tutte le tecnologie della guida autonoma connessa. Bene.
Bene cari amici, siamo giunti al termine di questa prima puntata dedicata al Salone di Parigi. Noi ci vediamo la settimana prossima per la seconda parte. Saverio, sei contento? Andiamo a riposarci? Assolutamente sì, a riposarci e a riempirci di coquillage, escargot, camembert e poi non mi viene in mente nient'altro, ma se no lo direi. Hai finito i termini che conosci in francese? Alla scuola per corrispondenza mi hanno insegnato questo. Allora, dove hai parcheggiato la macchina? Qui. Ah, e conti di parcheggiare così anche domani? Sì, a Parigi, lo sai, non si trova posto da nessuna parte. Ti sai che se vengo con la metropolitana io? Come vuoi.